si manifesta attraverso tutti i canali, tutti i media possibili, la radio, la televisione, la discografia. La componente più nobile dell'ascito artistico di Simon Diaz è però probabilmente nella reinterpretazione, più che nell'interpretazione, della cosiddetta tonada, o meglio delle tonadas. La tonada è un genere musicale, un genere di canzone di derivazione spagnola. È originario delle Asturie, della Cantabria, quindi siamo in città come Oviedo, Gijón, Santander. E in America Latina si tramanda con delle declinazioni diverse in vari paesi, in Perù, in Argentina, in Cile e in Venezuela. In Venezuela, in particolare, le tonadas tendono ad essere presentate come dei canti di lavoro che accompagnano i compiti della quotidianità del campesino, quindi la mungitura, l'agricoltura, la pastorizia, la caccia, la pesca, la trebbiatura, quindi come spesso accade anche nella tradizione musicale italiana raccolta da Lady, mi viene in mente come musicologo principale, ma anche da altri, anche Lomax ha raccolto dei materiali musicali importanti in Italia. Ecco, sono canti che derivano dall'attività lavorativa e quindi costituendo un rito ed accompagnando momenti ciclici della vita agreste dell'uomo, necessariamente hanno una forma di interpretazione particolare, cioè non lineare. Per intenderci, stiamo parlando di una forma simile a quella che è il blues dei campi di cotone americani o dei canti della merla della provincia di Cremona. Secondo il musicista, compositore e musicologo venezuelano Luis Felipe Ramón y Rivera, che è autore nel 1976 del libro La musica popolare de Venezuela, le tonadas sono dei canti utilitaristici, così sono definiti, che sono caratterizzati da un sistema monodico, cioè da un'unica linea vocale, e in cui l'armonia è chiaramente stabilita da delle note molto lunghe di 6, 8 o più tempi moderati. Se infatti andate a cercarvi la tonada del Cabestrero, la tonada della Luna Iena di Simon Diaz, sentirete che spesso e volentieri si perde in note lunghissime, meravigliose, spesso in falsetto, che non hanno un tempo stabilito, cioè non riuscite necessariamente a battere il piede per 4, per 8, per 12 tempi, per 12 movimenti, per poi riavere la strofa della canzone. Semplicemente è un ad libitum, quindi una nota lunga che viene tenuta e che rientra poi nello schema canzone solamente con la strofa successiva. Queste canzoni sono quindi delle forme di grida, no? Che sono intervallate da queste note lunghe a seconda della necessità che richiede il lavoro. E questa cifra interpretativa è fortissima in Simon Diaz. È una capacità straordinaria di tramutare in forma artistica, stilistica, musicale, quella che in origine è una cadenza che è data puramente dalla contingenza. Quanto alle scale proprie di queste melodie, cioè le scale che accompagnano questo tipo di musica, esse si adattano ovviamente a seconda del tipo di musica regionale. Quindi la tonada non ha un carattere, che ne so, arabeggiante piuttosto che tipicamente spagnolo, o maggiore piuttosto che minore. Cioè è lo schema interpretativo che si appoggia alla geografia in cui la tonada viene interpretata. La tonada consiste invece nella tematica, quindi il tipo di canzone legata al mondo del lavoro, legata a un certo tipo di area geografica, ecco, quella è la tonada. Il tipo di musicalità dipende dalla regione in cui viene interpretata. Tra l'altro Simon Diaz dichiara chiaramente che lui, come dire, si impegna nell'interpretazione della tonada perché negli anni 50, questo è abbastanza particolare, in Venezuela la cultura contadina subisce l'impatto della tecnologia, o meglio della meccanizzazione, mettiamola così. Quindi vengono introdotte nel paese le prime macchine per l'estrazione del latte e quindi con la scomparsa ipotetica della mungitura si temeva che sparissero anche i canti. Ecco perché Diaz incomincia a toccare questa tematica e a portare avanti queste canzoni. È estremamente simile come approccio intellettuale a quello che ha fatto Iannacci
pensando alla salvaguardia della tradizione della canzone milanese. Quindi affianca ovviamente un'attività mainstream, televisiva, radiofonica, ma allo stesso tempo porta avanti anche questo tipo di discorso. La vita di Simone Diaz si chiuderà il 19 febbraio del 2014, quindi parliamo di 8 anni fa. Un anno dopo la morte di Hugo Chavez, Diaz muore a 85 anni, muore lentamente, si ammala e per molti anni lentamente va a deteriorarsi sia nel fisico che nella reattività. E l'importanza che aveva raggiunto l'artista per il paese ha fatto decretare al governo venezuelano 3 giorni di lutto nazionale per la sua morte. Quello che poi è successo invece al Venezuela lo sappiamo dalle cronache contemporanee, perché dal 2015, dall'anno successivo, a causa delle pessime condizioni economiche in cui è caduto il paese sotto la guida del presidente Nicolas Maduro e delle sanzioni economiche statunitense, ha inizio quella che è un'importante crisi migratoria. Per la prima volta nel paese la popolazione decresce. Tra le moltissime perle musicali composte da Simone Diaz c'è un brano dal devastante successo commerciale planetario che si chiama Caballo Viejo, quindi Cavallo Vecchio. È una canzone folk che è composta nel 1980, quindi già nella, se vogliamo, terza parte di carriera di Diaz, e che appare per la prima volta nell'album Golpe y Pasai, quindi torniamo un po' all'inizio di questa trasmissione, e diventa rapidamente un classico, beneficiando di varie reinterpretazioni internazionali, tra cui la versione intitolata Bamboleo dei Gypsy King, tutti quanti ricorderanno. E Bamboleo, forse non avete mai realizzato questa cosa, è in realtà un medley, non è una canzone, e si apre proprio con la strofa di Caballo Viejo. Se andate ad ascoltare le due cose, vi renderete conto che si tratta esattamente di questa cosa. Quindi Gypsy Kings ripropongono un classico di Diaz che già aveva avuto una diffusione enorme in America Latina. Oltre ai Gypsy King, infatti, viene interpretata da decine di artisti. I più noti in Europa sono Celia Cruz, Julio Iglesias, José Luis Rodríguez, detto El Puma, che qualcuno ricorderà per altri motivi, e Placido Domingo. Quindi diciamo il sacro e il profano, no? Il pop e la lirica, la musica colta e la musica popolare. E c'è però una versione di Caballo Viejo anche nell'album Mambo Sinuendo di Ray Cooder e Manuel Galban. È un album di cui abbiamo parlato, se ricordate, nella primissima puntata di questa serie, e questo pezzo è dentro in quel disco perché naturalmente diventa un classico anche all'interno del repertorio folk cubano. Cioè Caballo Viejo è non solo un brano venezuelano, non solo un brano di Simone Diaz, ma parte di un repertorio condiviso tra tutti i paesi del Centro e Sud America. E viene tra l'altro, state a sentirvi se volete la versione di Cooder Galban, perché viene interpretato in chiave quasi reggae, una specie di polka reggae, è veramente molto bello ed è completamente strumentale, con Ray Cooder che suona il piano elettrico. Non ascolteremo la versione di Cooder Galban, che pure è meravigliosa, questa sera, ma ascoltiamo una delle migliaia che quotidianamente vengono suonate in Centro e Sud America, che fortuitamente è stata ripresa in maniera amatoriale, postata sulla disordinatissima tuttopedia di YouTube nel 2018. E il gruppo che andate ad ascoltare è quello della famiglia Valera Miranda. Thank you.
Allora, dicevamo che questo brano è stato registrato dal vivo, più precisamente al Festival della Trova Pepe Sanchez a Santiago de Cuba nel marzo del 2018. È interpretato dalla famiglia Valera Miranda, che è un gruppo a conduzione familiare, come i nostri campeggi, ed è stato fondato nel 1985, specializzato nel cosiddetto cauto son, ovvero una forma di mid-tempo, no? Del son, abbastanza cadenzato. E il leader storico del gruppo, anzi del settetto, perché così nacque, è stato Felix Valera Miranda, classe 1939, che con la moglie Carmen, il fratello Radames e i suoi figli, tra cui Kiki Valera, che è uno dei più grandi suonatori di quattro cubano, ha dato anima al gruppo. La moglie, dato che oggi il Felix è scomparso, porta avanti la tradizione, e questa registrazione viene proprio dal periodo successivo alla morte del fondatore, quindi già con la conduzione della moglie. Se avete ascoltato con attenzione, credo che la voce principale, che è di timbro tenorile, no? Può avervi riportato in qualche modo delle sonorità più note. Ibrahim Ferrer, che è noto ai più, canta in quel modo, con quel registro, così come altri famosissimi come Benny Moré o Ray Canet.